miglior modo per festeggiare un compleanno? In modo strepitoso, mi hanno fatto un super regalo. Essendo lontano dalla famiglia, diciamo che è un regalo che sostituisce il momento senza i miei cari, quindi bene così, grazie. Partita importante questa sera. Sì, partita importante contro un avversario che secondo me è venuto a giocarsela comunque a viso aperto e ci ha concesso alcuni spazi che avevamo preparato e siamo stati bravi a utilizzarli e a fargli male. Peccato non averla chiusa probabilmente. Blackout nel finale, cosa è successo? No, più che blackout, probabilmente non abbiamo avuto la forza di provare a chiuderla, ecco, non lo considererei un blackout perché 60-70 minuti così sono veramente importanti, probabilmente dobbiamo metterci qualcosa in più per provare a chiuderla, quello sicuramente l'abbiamo appena detto negli spogliatoi. 8 cambi su 11 rispetto all'ultima gara, una bella risposta da parte di chi era? Questo gruppo sta dimostrando per l'ennesima volta che quando facciamo delle rotazioni risponde presente, sia coi cambi durante la gara, sia quando poi alcuni vengono chiamati a essere titolari dopo alcune giornate in cui non giocano. Quindi davvero, i giovani stanno giocando, manteniamo il discorso di minutaggi, stanno giocando tutti, ruotiamo la rosa, quindi complimenti a loro. E questa partita è stata preparata in mezza giornata, davvero siamo super orgogliosi come staff. Eravate in contatto con Davide dalla panchina? Sì, un pochino, qualcosina, anche se poi la partita era stata preparata abbastanza bene, quindi le dinamiche che si sono create sono quelle che ci aspettavamo e davvero poca roba, solo alcune cose. Alla fine cosa vi ha detto? Alla fine ci ha fatto i complimenti, ma complimenti vanno fatti a questi ragazzi per la disponibilità che stanno dando al mister, ma anche a noi come staff, perché devo dire la verità, l'accoglienza che mi hanno riservato dopo la vittoria è stata veramente importante, quindi sono felicissimo. Così primo posto in classifica? Sì, oggi siamo lì, sapete che il campionato è lungo, sapete che questo campionato si decide sempre alla fine, noi intanto ci godiamo il momento, abbiamo deciso di non avere obiettivi e penso che il direttore questa cosa ve l'abbia detta più volte. Però intanto godiamoci il momento e siamo felici per questo, tutti insieme. Minuti anche per Fellaini? Sì, alcuni minuti, sì, se li è meritati, ha sofferto tanto questo mese e siamo contenti, molto. Sabato un altro test di maturità importante per il Verona? Sì, gara difficile, li abbiamo già visti, abbiamo già iniziato a studiarli, sicuramente un avversario impegnativo. Da loro poi il campo chiaramente è un pochino più piccolo, ci aspettiamo una partita molto molto difficile, ma sono tutte difficili in questo momento, poi arrivando da capolista sarà davvero impegnativa. Stasera si è vista qualcosa di diverso rispetto a sabato, una squadra molto più propositiva? Siamo stati propositivi anche altre volte, ma la differenza secondo me l'hanno fatta gli avversari, cioè gli avversari stavolta sono stati loro propositivi altrettanto e ci hanno concesso gli spazi che alcune avversarie non ci hanno concesso, quindi dipende sempre anche da cosa gli avversari vogliono fare, abbiamo trovato squadre comunque che hanno deciso di non giocare contro di noi e di conseguenza noi abbiamo dovuto avere tanta pazienza e a volte rischiare anche delle giocate che non c'erano. Oggi loro invece secondo me sono venuti per provare a fare la partita, l'hanno fatta meno bene di noi probabilmente, ci aspettavamo alcune cose, però complimenti a loro che comunque hanno provato a giocarsela alla pari e ci hanno concesso alcuni spazi che voi avete visto e che noi abbiamo trovato. Quando hanno sbagliato il rigore cosa hai pensato? Ho pensato che potesse essere una serata un po' meno positiva, però stavamo facendo talmente bene che davvero era difficile immaginare il pericolo. Forse abbiamo sofferto di più alla fine, quando non abbiamo chiuso, a dire la verità, lì un pochino di paura è uscito. Il rigore sbagliato era maturo? Sì, è maturo, abbiamo avuto davvero tante palle, poi andavo a vedere i dati, ma abbiamo avuto tante palle gol, tanti tiri, tante palle dentro l'area, tante palle inattive.